Mimmo Palmara, attore, doppiatore e direttore del doppiaggio. Con lei continuiamo una serie di interviste ai direttori di doppiaggio per permettere ai tanti visitatori del nostro sito di approfondire un aspetto del doppiaggio che ha grande spazio negli incontri, nei dibattiti che si organizzano all'apere di alcune manifestazioni legate al mondo delle voci, ma spesso l'aspetto ludico prevale su quello culturale. Per recuperare l'aspetto culturale abbiamo iniziato un ciclo di interviste. Prima di tutto però dobbiamo parlare della sua attività di attore nel cinema. Qual è stato il suo esordio nel cinema? Dunque, cominciamo col dire che io ho fatto l'Accademia di Arte Drammatica di Silvio D'Amico, all'Accademia Nazionale. E durante quel periodo ho conosciuto quella che poi è diventata mia moglie. Quando stavo per ricominciare a occuparmi appunto di teatro, soprattutto perché l'Accademia è per formare gli attori di teatro più che di cinema, e mi sono sposato e mia moglie era un po' contraria a che facessi questa attività, e sì, siccome il padre si occupava di edilizia, io ho incominciato a lavorare nell'edilizia, se non che il cinema mi corteggiava. Io allora mi ero messo a fare lo sport, che già facevo da ragazzino, e ho abbandonato quello che era lo sport che avevo iniziato da ragazzino, cioè il pugilato, e mi sono iscritto in una squadra di rugby. E nel rugby ho giocato per diversi anni, sono arrivato quasi alle soglie della nazionale, insomma. Ho giocato per molti anni nella Rugby Roma, che era una delle squadre più forti italiane all'epoca. E mentre facevo lo sport venivo continuamente chiamato per fare dei film, e io rifiutavo perché avevo deciso di non fare più questo mestiere. E se non che un giorno mi chiamò un mio carissimo amico, compagno di accademia, Carlo Giuffrè, e mi chiese se potevo accompagnarlo perché era stato chiamato dal regista Brignone per fare un'audizione, per fare una parte in un film. E allora c'erano poche macchine in Italia, parlo del 52. E io avevo la macchina perché era la macchina del mio suocero e lo accompagnai alla Safa Palatino. Lì quando arrivammo il regista era sulla piazzetta del stabilimento e appena mi vide disse: ecco lui, mi serve lui, mi serve lui. E io dissi: no, a che servo? Dice: no, per una parte del film. E dico: no, io non faccio l'attore. E Carlo Giuffrè dice: siccome non fa l'attore, lui ha fatto l'accademia insieme a me, aveva anche la borsa di studio, quindi era uno dei migliori. E allora insistenze da parte del regista, insistenze da parte di Carlo Giuffrè, insistenze da parte del direttore di produzione, e finì col fare il primo film. Il film era intitolato L'inganno ed appunto di Brignone, del grande Brignone. Il suo esordio nel cinema, ma quali sono i film che ricorda con particolare soddisfazione? Beh, i film, dico la verità, ho fatto pochi film dal punto di vista della produzione impegnativi, però ho partecipato ad alcune cose abbastanza importanti, per esempio Lo straniero di Visconti, e in questo caso devo anche fare una piccola diversione per dire che ho fatto anche il teatro io. Dirò che mi sono dedicato nuovamente a questa attività, perché un bel giorno, a parte i vari filmetti che avevo fatto, non so, per esempio La regina di Saba e altri filmetti così, sempre chiamato indipendentemente dalla mia volontà, poi mi sono trovato a essere interpellato da un regista allora famoso, un bravissimo regista, Anton Giulio Bragaglia, per fare un'audizione per una pièce teatrale, e io finii con l'accettare, andai, feci questa audizione e Bragaglia mi prese subito e mi fece fare addirittura un personaggio che era un primo attore praticamente.
E lì si risviluppò la mia passione per l'arte. Parlai con mia moglie e decisi appunto di abbandonare il lavoro che facevo con mio suocero e di dedicarmi realmente completamente a questa attività. Quindi questi sono stati i miei inizi. E lei ha lavorato? Poi naturalmente ho fatto anche 2 anni di teatro con la regia di Visconti, con la compagnia Morelli Stoppa. E dicevamo appunto, lei ha lavorato con i maggiori registi italiani. Quali caratteristiche apprezza maggiormente nei registi? Beh, nei registi apprezzo soprattutto la meticolosità e poi la capacità di dirigere gli attori, che non è da tutti. E non è poco. E per la sua prestanza fisica lei ha girato diversi film del genere peplum, dove doveva confrontarsi con i macisti gonfiati nelle palestre americane. Che effetto le faceva misurare i suoi muscoli terreni con quelli divini di Steve Reeves? Beh, i miei muscoli terreni erano un po' formati dalla natura e un po' formati dai grandi sport che avevo fatto. Per cui non avevo quelle gibbosità che hanno normalmente quelli che fanno il culturismo, quello che oggi si chiama bodybuilding, ma avevo una forza notevole e una capacità atletica che gli altri non avevano. Tanto è vero che io facevo tutto sempre senza controfigure, ma facevo le lotte e le cose con gli avversari che avevano invece le controfigure. E anche nel genere spaghetti western, la sua figura atletica ha avuto modo di mettersi in mostra contrastando l'altro divo del genere, Giuliano Gemma. Cosa ricorda di quel periodo esaltante per il cinema italiano, non dimenticando la rivalutazione che il genere ha avuto negli ultimi anni e il suo massimo culture di oggi, e forse Quentin Tarantino, questo giovane regista? Certo, beh, dirò che quello mi appassionava più dei film mitologici, perché praticamente il sogno del film western era nato da quando ero bambino, come per tutti quelli della mia età, perché allora venivano dei film americani, film modestissimi, western, però erano entusiasmanti per dei bambini che tra l'altro amavano la dinamica, amavano i cavalli. Io sono un appassionato di cavalli, ho sempre avuto dei cavalli, tuttora posseggo un cavallo. E praticamente quindi mi attraeva molto fare quel tipo di film e ne ho fatti parecchi. Poi ho fatto anche dei film divertenti western con Franco Franchi e Ciccio Grassia, per esempio Il bello, il brutto e il cretino ed altri. Per la storia del doppiaggio vorremmo un attimo ripercorrere le sue tappe, insomma, all'interno di questo mestiere spesso in ombra. Come è entrato nel mondo del doppiaggio e quali sono state le motivazioni che l'hanno indotta a fondare la società Sync Cinematografica? Dunque, premetto che già da un po' di tempo ogni tanto facevo delle cose di doppiaggio, diciamo a latere, perché facevo molti film e quindi mi occupavo di cinema più che di doppiaggio. Però qualcosa avevo già fatto nel doppiaggio, se non che un giorno, girando un film proprio con Franco Franchi e Ciccio Grassia, intitolato Il pirata Barbanera, dove io facevo appunto il pirata Barbanera, mi resi conto che il cinema era in declino netto. E premetto che all'epoca in cui io partecipavo a tanti film, in Italia si facevano 350 e più film all'anno. E invece in quel periodo era calato enormemente il numero dei film che si facevano e io mi resi conto, forse in anticipo rispetto ad altri, che sarebbe arrivata una grossa crisi per il cinema. E a quel punto, approfittando del fatto che avevo fatto l'accademia, il teatro, e quindi avevo una preparazione artistica che mi permetteva di recitare anche vocalmente, ho deciso di fondare una società di doppiaggio. Di questa società sono diventato il presidente e l'amministratore e l'ho curata. Ricorda quali voci poi chiamò a far parte di questa? Ma io evitai di chiamare le voci già conosciute, chiamai degli attori che secondo me avevano già delle qualità e li preparai e li aiutai a diventare dei doppiatori, alcuni dei quali divennero dei notevoli doppiatori di gran qualità. E io ho tenuto in piedi questa società per ben
32 anni, perché l'ho fondata nel 1967 e l'ho messa in liquidazione nel 2000. Se volete vi spiego perché l'ho messa in liquidazione, perché ormai il doppiaggio, che ha avuto dei momenti di grande successo e anche di grande qualità, incominciava a decadere, nel senso che aumentava il numero delle possibilità di lavoro, ma diminuiva la possibilità della qualità della resa. E siccome io avevo creato questa società con l'intento di fare film soprattutto di grande livello artistico, e infatti ne ho fatti moltissime con la Sync, di grandissimo livello artistico, di grandi registi, e allora praticamente incominciarono a chiedere i distributori e i produttori di fare dei doppiaggi a bassissimo costo. E la RAI inventò addirittura l'idea delle gare, e naturalmente le gare al minor costo significava che o si prendeva per il collo gli attori e non li si pagava quello che i contratti nazionali e gli accordi stabilivano, oppure si andava in remissione. Allora molti accettarono comunque di mettersi d'accordo con i loro attori e cercare di restringere i costi. Io non ho voluto fare questo, e quindi dopo aver fatto 4-5 anni di lavoro praticamente in remissione, però remissione relativa perché negli anni precedenti io avevo avuto un'amministrazione oculata e seria, ero riuscito a accumulare un certo tesoretto che ho usato per 4-5 anni per continuare a far lavorare i miei attori. E dopo, quando ho visto che ormai cominciavano a scemare questi capitali, ho preferito mettere in liquidazione la società pagando tutti. E quindi credo di essere stata l'unica società italiana di doppiaggio che ha chiuso praticamente pagando tutti e lasciando qualche cosa in beneficenza. Veramente un esempio lodevole, non solo da attore ma da imprenditore, diremmo, del doppiaggio. E per la Sync cinematografica lei è stata la voce di alcuni titoli poi divenuti dei cult, insomma, per i giovani negli anni. Inizierei da Ganga in Astro Ganga. Lei ricorda chi diresse il doppiaggio, in generale la lavorazione? Sì, era Vinicio Marinucci, che era il vicepresidente della mia cooperativa e che è stato mio fedele compagno, direi quasi fino a quando non se l'è sentita più per un fatto di età. Tra l'altro poi dopo qualche anno è anche deceduto, e per me è stato un grande dolore, perché lui è stato un mio amico, un mio sostenitore e uno che, devo dire, mi ha aiutato tanto nell'attività che abbiamo fatto. E ancora un titolo, Rambaral in Gundam. Cosa ricorda della lavorazione dei cartoni animati giapponesi degli anni 80, di cui la Sync, insomma, è stata? Beh, i cartoni animati giapponesi sono i primi lavori che si facevano a costo bassissimo, per cui la possibilità di fare quei cartoni era costituita soltanto dai costi bassi. Allora, siccome io non volevo diminuire quelle che erano le giuste paghe degli attori, supplivo alla cosa aumentando la produttività. E io ho fatto dei doppiaggi in cui abbiamo fatto, quando si facevano al massimo 25 anelli a turno, sono arrivato a fare 75-80 anelli a turno, con gli attori che ormai avevano una notevole capacità e soprattutto erano talmente uniti, legati, abituati a lavorare insieme, che proprio si poteva lavorare a ritmi quasi infernali. E abbiamo fatto dei lavori che poi sono stati considerati tra i migliori cartoni animati mai fatti. Ne ricorda qualcuno con particolare affetto, sia come voce, quindi come doppiatore? Come doppiatori. E come direttore, no? Dei suoi lavori, diciamo, sia come doppiatore sia come direttore, c'è un lavoro che lei ricorda con particolare affetto? Io veramente come direttore ho fatto, diciamo, centinaia di doppiaggi. Perché la Sinker ha fatto una cosa come
300 o 400 doppiaggi, parlo di titoli, non di numero di cose fatte, perché molti di questi titoli sono delle serie dove, per esempio, gli avvocati a Los Angeles, che ho diretto tutti, abbiamo fatto 6 serie da circa 30 episodi a serie, quindi un solo titolo, ma... Avvocati a Los Angeles, comprende una cosa come 90 e più telefilm, non molto più di 90, perché abbiamo fatto 5 serie, diciamo da 25-26, fate il conto e vi rendete esatto di quello che è. E scorrendo la sua doppiografia si nota la sua presenza spesso vocalmente su personaggi giapponesi o orientali. È stata una sua scelta specializzarsi in questo tipo di ruolo? No, non è stata una mia scelta. A parte tutto, quei film, gran parte di quei film sono stati diretti da Vinicio Marinucci, il quale era uno specialista di film giapponesi. È stato il primo a convincere un distributore italiano a portare in Italia un film giapponese, dicendo che avrebbe fatto lui l'adattamento, perché tutti pensavano che fosse impossibile. Invece lui fece l'adattamento di questo film, e poi in seguito tutti affidavano a lui i film giapponesi da fare. E lui mi assegnò un personaggio che era il protagonista, era il più grande attore giapponese del teatro No, che era Akira Shimura, e che io ho doppiato in tutti i film che abbiamo doppiato insieme. Premetto che questi film erano film più o meno ordinati dalla RAI, e quindi erano film, alcuni dei quali uno forse era stato già doppiato e uscito in cinema, e gli altri invece sono stati ridoppiato da noi, e altri sono stati doppiati da noi. Erano film di altissimo livello, tutti film di Kurosawa. E non è poco. E nella sua lunga attività di doppiatore ha prestato appunto la voce a tanti attori stranieri, ma è stato anche direttore del doppiaggio. Quindi, oltre agli Avvocati a Los Angeles, c'è un ruolo che lei ricorda o al quale, insomma, ritiene il lavoro migliore? Gli Avvocati a Los Angeles, sì, io ho doppiato diversi personaggi, ma soprattutto ho diretto gli Avvocati a Los Angeles. Per quanto riguarda invece i miei doppiaggi di livello, diciamo, io ne ho fatti moltissimi, in quanto ho doppiato molti film come direttore, film dell'Italnoleggio. Allora, ho doppiato molti film dell'Italnoleggio, tra l'altro tra i film che ho doppiato ma non diretto vorrei ricordare La Banda Bonnò. La sua lunga attività di doppiatore ha prestato la voce a tanti attori stranieri, ma è stato anche direttore di tanti titoli. C'è un titolo, lo dicevamo prima, a parte gli Avvocati a Los Angeles, dove lei è stato sia voce sia direttore, al quale lei è particolarmente legato per affetto, per trasporto, anche per il ricordo dei colleghi con i quali ha lavorato? A parte il fatto che i colleghi con i quali ho lavorato sono più o meno stati sempre gli stessi, e quindi sono legato tuttora moltissimo, di grande amicizia con loro. Ma a parte questo, devo dire che per quanto riguarda le direzioni, io ho diretto dei film di alto livello artistico. Per esempio posso nominarne qualcuno, Il ragazzo selvaggio, L'Enfant Sauvage di Truffaut, posso dire Balthazar di Bresson, Un Femme Douce di Truffaut, La Cerimonia di Oshima. Quindi film di alto, veramente di alto livello artistico, non solo orientali, ma anche film francesi. Tutti di grande livello. Maestri, l'invito di Truffaut. Sì, sì. E per esempio un altro film molto importante, molto bello, a cui sono affezionato, è L'Invito di Gorettà, Le Patate di Otan Lara. Insomma, io ho una serie di film di altissimo livello artistico che ho diretto, per cui non so. Poi ho fatto La Prigione di
La prigione è un film che invece ha diretto Vinicio Marinucci, gran film di grande livello di Bergman. Veramente grandi, poi, grandi maestri del cinema. Poi ce ne sono molti altri, La stanza verde di Truffaut, Lo specchio di Tarkovsky, insomma, basta, ne ho detti troppi. Comunque ce ne sono almeno un'altra ventina di film di arte. Entriamo adesso nella seconda parte di questa nostra intervista, in analisi un po' del mondo del doppiaggio. Un fenomeno di attualità è quello relativo ai ridoppiaggi di film del passato, ma non solo, per via della scusa forse di realizzare questi DVD che hanno magari non hanno gli standard, non ci sono gli standard di audio per realizzare i DVD. Ma nessuno si è mai sognato di doppiare capolavori italiani del neorealismo come Roma città aperta. Lei che posizione ha nei confronti dei ridoppiaggi? Guardi, per quanto riguarda i ridoppiaggi bisogna dire che sono stati necessari, in quanto spesso appunto le colonne sonore dei film doppiati 20 anni prima o 30 anni prima non erano più usabili, per cui era necessario ridoppiarle. Questo è avvenuto più che altro da parte della RAI, che acquistava dei film di alto livello artistico, come per esempio molti film appunto di giapponesi, giapponesi, film di Greta Garbo, molti film di Bette Davis. Molti di quelli li abbiamo ridoppiati noi, però devo dire con notevole successo, perché cercavamo di studiare bene quello che era la tecnica di una volta e cercavamo di adeguarci a quella tecnica e di curare in modo tale da farli apparire quasi gli stessi doppiaggi di allora. E quindi con un'attenzione, diciamo, alla qualità. E un altro fenomeno degli ultimi anni è quello di chiamare personalità famose, i cosiddetti talent, per doppiare personaggi di grande richiamo. È chiaro lo scopo pubblicitario, noi però vorremmo sapere se anche negli ultimi anni della sua attività di direttore per la SINC già c'era questo fenomeno di chiamare personaggi famosi, VIP, a doppiare, insomma persone quindi non abituate a girare per le sale di doppiaggio e spesso nemmeno attori. Ma a me è capitato di dirigere degli attori di notevole qualità che si autodoppiavano nei film, però non mi è mai capitato di dover chiamare degli attori di nome, di grande nome, per sostituirli ai miei attori, a quelli che normalmente usavo. La critica cinematografica non si cura del doppiaggio e quando si spinge a parlarne si esprime quasi sempre in termini negativi. Secondo lei l'abbassamento della qualità del doppiaggio oggi, che in parte si attribuisce a questi tempi frenetici, è imputabile anche al disinteresse della critica? Beh, il disinteresse della critica è sempre esistito, anche perché hanno sempre sostenuto che i film bisognerebbe vederli in originale, il che forse sotto un certo profilo per determinati film potrebbe anche essere giusto, ma per i film commerciali in genere sarebbe la follia non doppiarli. Poi gli italiani sono talmente abituati al doppiaggio e a un signor doppiaggio, almeno quello che il doppiaggio di una volta, perché quello di oggi non è più un vero signor doppiaggio, perché sento delle cose tante volte in televisione che fanno rabbrividire. E questo dipende dal fatto appunto che gli attori sono costretti a ritmi infernali i direttori non possono neanche più curare gli attori, perché ci vuole il ritmo, ci vuole la velocità e invece curare un attore significa raffinare il doppiaggio, trovare sfumature di intonazioni, trovare cose che ormai non esistono più nel doppiaggio. Purtroppo la tragedia è che il pubblico si è abituato a questo nuovo modo di diciamo così, di recitare, che lo accetta. Però non è per i palati delicati, insomma. Signor Palmara, noi la ringraziamo per il suo contributo al nostro ciclo di interviste e da ultimo le chiediamo di mandare un saluto ai visitatori del nostro sito ilmondodeidoppiatori.it, l'enciclopedia del doppiaggio. Bene, io li saluto con simpatia e con affetto
e prego di continuare a osservare quello che si trova appunto su questo sito. E poi vorrei soprattutto anche fare un ringraziamento particolare a un carissimo amico che poi è l'autore di libri sul doppiaggio, l'autore per esempio del libro Le voci del tempo perduto, e che è appunto Gerardo Dicola, professore, grande amico, persona che stimo e a cui auguro sempre ulteriori successi scrivendo su molte cose, ma soprattutto sul doppiaggio.